Cini, io sono America e io sono Vanessa. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo venuti per la prima volta a tirare con l'arco. Quindi cuoricini, preparatevi, mettetevi bene comodi, così, perché vi porteremo con noi in questa nuovissima avventura. E voi ragazze, dovete scendere. Okay. Sì, cioè, ma facciamo come, se troppo alto. Come siete salite di su? Dai, giù. No, ma guardatela. Non ci posso credere. Uno, due. Dai, andiamo. Dai, veloce. Dai, veloce, che ci stanno aspettando. Voi guidate la macchina e sto questo. Sì, sì. No. Ti metti così. No, è pericoloso. Okay. Dai, vieni giù. Scendi. Scendi, andiamo! Correte, veloce! Dov'è il mio arco? Erika, Vanessa, siete pronte? Come ben sapete, questa è la nostra prima esperienza. Siamo molto emozionati, cuoricini. Adesso, chi tocca? Erika? Wow! Perché vengono dei bellissimi bolli blu e dopo mi tocca mettervi un sovrapprezzo perché sono talmente belli. Wow! Quanti anni hai tu? Sette. E io 5. E tu 5. Ok. Ma Erika non sa se dire 7 o 8, perché per andare in piscina se ci sono 10 minuti, okay. La facevano andare da 8 anni. No, va bene, dopo i 3 anni e mezzo va bene. 1, 2, 3, perfetto, spingi. Molto bene. Bello, sei pronta? No, vai. Tocca a Vanessa. Tutto bene, Vanessa? Sei come Spider-Man, più o meno. Guanto protettivo, ecco. Sono quelli più piccoli, quelli più grandi. Non lo usiamo come se fosse un bastone. Non tiriamo per nulla, ok? Si rompe. Più che altro si soffre il legno. Questi sono fatti a mano, questo è handmade, ok? Questi fatti a mano. Così. Wow. Lo deve tenere così? Così. Bene. Ok? Intanto lo tieni così. È bellissimo, ma guardate cosa c'è scritto. Esgibbo. Ecco, adesso sta preparando l'arco per papà Alexandro. Guardate quanto è grande, sì. È veramente grande quello di papà Alexandro. Wow! E questo è il mio, cuoricini. Guardatelo. Guarda, wow. E mi raccomando, ragazzi, dovete fare attenzione, ok? Ok. Un calabrone! Via! Come vedete, cuoricini, la nostra avventura sta per cominciare. Dobbiamo seguire Christian e piano piano ci farò vedere tutto. Wow, questa è la prima destinazione. Ok, allenamento. E questa è una freccia. It's not dangerous. It's real. È vera. Non è pericolosa. Se cammino così, forse è pericoloso per le altre persone. Del dietro, giusto? Tiriamo sempre dritti davanti a noi. Noi dobbiamo tirare lì. Adesso ci fa vedere come dobbiamo tirare con l'arco. Ok? Poi lo prendo qua sotto. Senza il pollice, solo con il dito così. Questo lo tieni teso. E questo lo tieni
Brava! Un po' di forza. Dobbiamo tirare di più? Serve più forza. Wow, brava! Molto bene, brava. Brava. Uno nel buco e poi la facciamo sulle dita. Molto bene. Lascia andare. Molto bene. Un po' alla punta della spalla. La prossima puoi fare da sola? Sì. Com'è stata Erika? Ti piace? Brava. Vanessa, anche tu sei stata bravissima. Ho mirato tantissime volte. Quante volte? Allora, come vedete lì, Vanessa, una volta e Erika... Tre volte! No, Vanessa una volta e tu due volte. No, tre. Vanessa ha fatto uno, lo sai? Sì, ma le altre tre sono... Ah, ho capito. Ah, sì, che sono quattro. Cioè, ma guardate quelle cine. Io ne sono ho quattro. Mirate tre. Due, e due, quattro, sì. E due ne ho, non le ho mirate. Sì, due però sei stata brava. Là in fondo. Ecco, adesso papà Alessandro si sta preparando. Come vedete. E posso dire che è stato molto, molto bravo. Guardate attentamente. Guardate quelle cine. Guardate quanto è bravo. Forza, bravo! Per la prima volta sta andando molto bene. Mi sta dividendo. 5. Mettili dentro tu. Mettili dentro. Vai, vai Vanessa, mettili da sola. Brava. Infilali dentro, vedi dove sono quei due buchetti piccolini. Ce la fai Erika? Ti aiuto? No, no. In qualche modo. Ma quante sono brave? Una. Così brave, brave, brave. Due. Stiamo andando da un'altra tappa, un'altra destinazione. Cosa? Un cinghiale. È un cinghiale quello? No! Dobbiamo tirare con l'arco. Come vedete, lì dove c'è il cinghiale. Quello è cibo. Se non lo prendiamo, oggi non mangiamo. Ma non è che non mangiate tu che non l'hai preso o il papà che non l'ha preso. Lo mangiamo tutti, tutti quelli che sono dentro questo cerchio. Perché se prende uno, prende per tutti. Quindi, se non ho preso io, potrebbe prendere qualcun altro. Ma se penso che sarà l'altro a prendere, non prende nessuno. Giusto. Ok? Quindi, questo è un momento per portarsi a casa da mangiare per tutta la famiglia. Va bene? Sì. Quante frecce avete a disposizione, secondo voi, il nostro antenato, per potersi procurare da mangiare? Una freccia. Perché una? Perché se lo prendeva, mangiava. Se non lo prendeva, scappava. L'animale scappava e quindi non mangiava. Se lo prendeva di striscio, magari diventava anche pericolosa quella freccia. Quindi una sola freccia. Qua abbiamo solo due possibilità. Oh, Vanessa era vicina. È stata bravissima però. Cioè, è stata veramente brava. Adesso anche tocca voi, Erika. Ragazzi. No, due sole. Tocca Erika. Vediamo, qua Alessandro. Oh, Erika veramente vicinissima. Adesso vediamo, papà Alessandro. Vediamo, vediamo. Wow! Ragazzi, quindi oggi si mangia? Sì. Io con papà Alessandro sono riuscita. Vanessa era quasi quasi. O anche tu sei riuscita? Sì. Non l'ha ferito. Io l'avevo lanciato, però l'ho toccato e è caduto giù. Quindi però sei, l'hai ferito, quindi è una bella cosa. È morto? Sì. Perché? Cioè, ma quello non è, è finto, non è un cinghiale vero, è uno finto, mami. Il T-Rex non è che ce lo mangiamo, è che lui ci mangia noi, giusto? L'arco di... Di Vanessa. Di Vanessa, mancherebbe. per continuare, ok.
Girati bene, Vanessa. Quindi qua due volte e cerchiamo di difenderci. Va bene? L'istinto è quello di difenderci. Noi e tutti quelli che stanno dietro di noi. Apri bene, tira forte che è lontano e lascia andare. Brava! Wow! Brava Vanessa! Brava! Bravissima! Anche Erika adesso, è stata vicinissima. È arrivata sulla coda, cerca di metterlo all'interno. Ok, della... vediamo. Vanessa. Vediamo. Ma che l'ha aspirato di tanto così. Mancava. Dai Erika. Solo un pochino. Ma la seconda freccia è sempre più difficile. Erika, girati giusto però. Erika si sta preparando. Bene. Vediamo. Dai, però è andata molto bene. Oggi si mangia. No, oggi siamo in sicurezza. Adesso stiamo andando avanti, la terza tappa. Abbiamo recuperato tutte le frecce, siamo in 9 come ben sapete. Crucini, è un'esperienza veramente molto bella, unica, e ritorneremo di sicuro. Vi consiglio di venire, lascerò nella descrizione l'indirizzo. È veramente bello. E qua cosa c'è? Wow! Tu vai qua in centro. Lì dobbiamo fermarci. Vanessa qui. E guardate. Tu in fondo sull'albero. Ok. Bene. Qua sono tre. Tre pesci. Tre. No, quindi qua siamo tre animali. Okay. Sono due cinghiali e una lontra. Quindi siamo di fronte a una scelta. Anche il nostro antenato sceglieva. Sceglieva l'animale che poteva sfamare tutto quanto il clan, poteva scegliere l'animale che era più in salute o che era più facile da prendere, però tutti concentravano la loro attenzione su un unico animale, non su tutti e tre, non tiravano nel mucchio, ok? Quindi anche oggi voi siete chiamati a scegliere uno dei tre come clan. C'è un piccolo problema, che voi due vedete tutto. Papà vede poco o niente, la mamma, se stessa al suo posto, vede solamente i due cinghiali e poco la nonna. Ok? Quindi dovete scegliere anche in base a questo. E ricordo a chi ha davanti gli alberi che sono ostacoli. Se nella vita noi guardiamo gli ostacoli, prenderemo che cosa? Gli ostacoli. Se siamo concentrati sull'ostacolo, andremo a... Non arriviamo all'obiettivo. Perdiamo di vista l'obiettivo, quindi è vero tenere presente gli ostacoli, ma è avere coscienza che il nostro obiettivo è al di là. Ma guardate, Vanessa è stata brava! Adesso chi c'è? Papà Alexandro? No, anche tutto. Lui? Molto molto bene. Si mangia. Si mangia oggi. Guarda bene? No. Dai, vediamo. Bella adesso chi deve tirare? Erika. E lascia andare. Dai, era quasi. Papà Alexandro. Wow, bravo. Più avanti, credici un po' di più. Più avanti col corpo. Ok. Alza bene il gomito dietro. Brava. Bene. Andiamo. Ultimo. Oggi facciamo cena allora. Oggi si mangia. Adesso dobbiamo fare silenzio. Perché c'è un predatore. E se ci sente, siamo nei guai. Adesso attenzione. Dobbiamo fare silenzio. Questo è un velociraptor. This is a velociraptor. It's so fast. È molto veloce. And so aggressive. È molto aggressivo. Quindi ci andiamo uno alla volta. One, only one. E abbiamo solo una freccia, uno alla volta. Cominci tu. Sei sicura? Sei coraggiosa? Sei sicura?
aspettate, aspettate. Cuoricini, come vedete, Erika è andata da sola, qua dobbiamo fare silenzio e ha solo una possibilità di uccidere quel dinosauro. Dai, è andata molto bene. Adesso chi tocca? Vai Vanessa, vai! Vedere come si fa. Guardiamo Vanessa, guardiamo. Cuoricini, incrociate le dita, teneteci i pugni. Teneteci i pugni a Vanessa. Dai, vediamo. Oh, non ci posso credere, ce l'ha fatta! Ma guardate quanto è contenta! Come è stata Vanessa? Erika, anche tu sei stata brava. No, è vero, sei stata coraggiosa, perché tu sei andata per la prima, quindi sei la più coraggiosa di tutti. La mia esperienza di oggi la concentro in un solo unico tiro, ok? L'ultima tappa. L'ultimo. Si va avanti. Sei stato bravo, papà Alexandro, veramente bravissimo. Anche voi ragazze. Ha colpito là? No, questa volta non abbiamo colpito nessuno. Ma io ho colpito là. Sì, bravo. E altri no. Questa è l'ultima tappa. Come vedete, hanno da tirare lì. Vediamo. Sì, anche quello è un dinosauro. Non vediamo bene Vanessa, però secondo me ce la farà. Wow. Vediamo. Da sola questa volta. Da sola. Ce la farà. Oh, ce l'ha fatta! Brava! Brava Vanessa, da sola, sei stata da sola e ce l'hai fatta! Vediamo. Wow! Ho tirato la freccia rotta! E veramente cioè, sei stato quanto, bravo! Quanto l'intento a volte è superiore delle possibilità. Ho tirato la freccia rotta. Sì. Ma lo sai cosa ho pensato io? Al mio obiettivo più grande. Sì. Anche tu? Eh sì. Come vedete, Erika si sta preparando. Deve essere molto concentrata perché questa è l'ultima possibilità, cuoricini. Qua dobbiamo fare silenzio perché serve tanta concentrazione. Brava! Cuoricini, questo video finisce qua, speriamo che vi sia piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella e di lasciare tantissimi like. Ciao ciao! Quindi ragazzi, vi siete divertite? Tantissimo! Tanto? Vi mandiamo tanti bacini. Cuoricini, andiamo a mangiare che abbiamo tanta fame. Nuovissimo video, come vedete questi bimbi belli sono in pizzeria Bixio qua a Villa Franca. Ecco qua, c'è la Vanessa, c'è Federico, che carino, Amelia, Arianna e ecco qua la nostra Erika. Siete contenti? Sì. E cosa fate oggi? La pizza. Oggi si fa corso pizza bimbi. Cominciamo, qua c'è la nostra Irina e un'altra Irina. Ciao. Tutto
pronto. Sono pronto. Oggi facciamo la pizza, vero? Anche papà e mamma. Sì, già abbiamo fatto. Oggi facciamo pizza margherita e la pizza. Che pizza volete oggi? Io voglio cioccolato. Cioccolato. Facciamo pizza con la dolce. Bella. Buona. Allora, una magia. Facciamo anche la magia oggi, dai. Adesso chi sa dirmi come si fa una pizza? Sì. Come si fa una pizza? Con fuoco. Con fuoco, lo mettiamo dopo il forno, ma prima? Facciamo un... Prima si la deve pizza. Fare così. L'impasto. E come si fa l'impasto, Erika? Anche il gigliano. Con pomodoro. Impasto? Con pomodoro no. L'impasto si fa con la farina, acqua, uova, sale e olio. E basta. Olio. Si mette a lievitare e poi si fa una palina che vi faccio adesso vedere come quella palina, poi lo stendiamo, quell'impasto e mettiamo poi cosa? Pomodoro. Bravissima! Pomodoro, poi mozzarella. Mozzarella e poi quello che vogliamo noi, vero? Anche il cioccolato. Sì. Gelato. Mamma mia, che buono! Anche la magia, bravissima! La pizza si fa con la magia! Magia! Sì, con la magia! Dai, adesso cominciamo! Questa è una palina che facciamo la pizza! Prima lo schiacciamo! Eccola qua pronta! La mettiamo nella farina! E poi qua! Una pronta! E così procediamo con tutti. È caldo. È caldo. Ma adesso ti piace che è caldo? E questa è per te, principessa. E cosa mettiamo dopo? Pomodoro. Pomodoro. Io vi metto il pomodoro. E vi faccio vedere. Prendi anche tu. Mamma. Così. Sì, così. Eccoci. Così. Mamma mia. Eccola qua. Ma c'è, dovete guardare tutti questi bimbi. Belli. Ma che bravi che siete. Organizzati, sì, veramente siete bravissimi tutti. Hai fatto, Federico? Anch'io ho fatto. Ma che bravi! Ma che bravi! Adesso anche a me le ha fatto, anche la Vanessa. Adesso Bibi cosa si mette? Mozzarella! Più forte! Cosa si mette? Mozzarella! Mozzarella! Tutti prendiamo la mozzarella! Cioè, Vanessa, ho visto una cosina, ma cosa hai fatto, Vanessa? Cosa fai, Vanessa? Wow! Io vi ho avvertito, Vanessa mangia tutto, anche la mela, ma guardatela! Guarda la mozzarella, Federico, hai assaggiato anche dai, tu! Dai, mangia la mozzarella, dai, provala! Hai assaggiato anche tu, mozzarella? Com'è la mozzarella? Buona! Buonissima! I miei ingredienti sono molto, molto buoni! A posto! Adesso la carne, chi vuole wurster, chi vuole prosciutto? Vuoi questo? Ecco. Vabbè. Tu cosa vuoi? Ogni wurster cosa vuole? Federico, vuoi mettere sopra il wurster? Ok, Erika, tu cosa vuoi mettere sopra? Anche tu. Arianna, tu? Voglio assaggiare. Voglio assaggiare. Amelia, ma tu? Cosa vuoi mettere sopra il wurster? Anche tu salata. E Vanessa, tu cosa hai messo sopra? Salata. Insalata, ma sai, quello è basilico. Questo è basilico, mangi così tanto basilico. Ecco la Vanessa, tanto prosciutto cotto. Amelia, ma come li metti? Ma che carino! Ma che bravi! Cosa hai fatto? Un cerchetto. Mamma mia. Ma siete bravissime voi! Buono il wurster! Arianna ha messo un po' di prosciutto. Hai finito, Fede? Bravissimo! Bravo! Buono! Mangio!
Mai. Avete fame? Sì. Anch'io mangio. Tutti mangiate? Ma come fate a mangiare anche la pizza se mangiate adesso tutti gli ingredienti? Allora bambini, avete finito tutti? Sì. Avete messo tutti gli ingredienti? Sì. E adesso cosa facciamo? La mangiamo così cruda? Mettiamo in forno? Dai. Adesso mettiamo uno per uno in forno, va bene? Sì. Ecco, la Irina ci aiuta. Prendiamo la paletta e prendiamo una pizza di Arianna. Di Arianna. E l'Arianna ci aiuta o no? Da mettere in forno. Girati piano piano. Eccola qua. Brava! Pizza di Erika. Ok. Dai. Metti in tasca. Su. E qua. Attenta. Brava. Adesso la di Federico. Ok. A me non è tutto. Mamma mia, Federico ha messo anche il salamino piccante. Sì, avrà preparato la pizza per suo fratello. Bravissimo. Qua. Eccola. Bravo Federico, fate 5. Bravo. Amelia, Amelia, la tua. Bravissima, bravissima. Attenta. Ma che bella bimba che avrai qua. Brava, batti 5 alle 5, brava! Adesso tocca a Vanessa! Vanessa, no, la tua pizza? La mettiamo in forno? O la mangi così? Dai, su! Oh. Ecco, tutti qua Federico. Attenzione, attenzione! Apriamo! Eccola qua, anche questa. Adesso aspettiamo. Fate 5. Forte. Bravissima. Ma sono sporcata, però. Ma tutti sono sporcati. Ecco Vanessa, sporcata. Federico, guardate che bello. E anche Amelia. Cioè. E anche Arianna. Ma voi due, cioè, come avete fatto di sporcarvi? Birichine. Birichine. Vi siete divertite? Sì! Non vi sento! Sì! Più forte! Sì! Bambini, visto che siete bravissimi, ho un diploma per ognuno di voi. Oggi abbiamo imparato a fare la pizza. E qui te la do. Questa è per Erika, che grazie, ha fatto il corso di pizza. Questa è per Arianna. Questa è per Fede. Questa è per Amelia. E questa è per Vanessa. Grazie. Manca il bambino. Che così avete fatto il corso di come si fa la pizza. Di piccoli pizzaioli. Ah, piccoli pizzaioli. Guardate come stanno aspettando questi bimbi la pizza! Yummy! Buon appetito a tutti voi! Ecco, papi di Federico! Ma cosa state bevendo? Il tè? No, Coca-Cola! Coca-Cola! Mamma mia, che buona!
Yami, anch'io vorrei mangiare una feta. Mi dai anche a me, Amela? Ma che carina, grazie. Cosa state facendo? La pizza? Pizza dolce? Sì! Con la crema! Wow! E anche la panna! Yummy! Amela, è buona la Nutella? E adesso andiamo da Vanessa. Mettiamo anche la panna, ragazze? Sì! Sì! Brava! Mamma mia, ma sembra deliziosa! Wow! Wow! Adesso chi la mangia? Io! Genitori, bimbi e tutti quelli che ci seguono, vi invitiamo qua a Villa Franca Pizzeria Bixio il 18 dicembre, ore 12, giusto? Sì. A partecipare al corso Pizza Bimbi, dove vi divertirete, mangerete una pizza buonissima e... con cioccolato! E forse anche con il cioccolato! E faremo magia con fuoco! Wow! Ma quante cose! E la pizza con cioccolato! Guarda! Ti è piaciuto? Guarda! Guarda, Jessie! E dopo sono tante sorprese qui! Sì! Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e mettere